felici di vedere la vostra partecipazione a questo primo evento che la WISG dedica ai beni ecclesiastici. E nel campo del diritto canonico sappiamo che questo anno avremo diverse iniziative che sono state programmate e vi invitiamo a seguire tutto ciò che viene pubblicato sui social media, sul sito web, in modo tale che possiate essere al corrente degli eventi che poi si susseguiranno. Innanzitutto una breve presentazione. Io sono Claudia Giampietro, lavoro alla WISG e in qualità di canonista supporto il lavoro della Commissione per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, un ufficio che è stato da poco inaugurato qui presso la WISG e quindi avremo anche in questo campo sicuramente delle attività formative che potrebbero essere di interesse per voi e che invitiamo a seguire. Dunque, l'incontro di oggi ha per tema appunto la gestione dei beni ecclesiastici e ricordiamo quanto la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ha intrapreso attraverso incontri, come l'ultimo incontro che si è tenuto di recente, quello sull'economia a sostegno delle forme di vita contemplativa. E in quest'ambito, ecco, noi ci vogliamo inserire per poter riflettere insieme e rispondere anche alle domande che vengono poste dalle superiori generali e anche dalle altre consigliere. E così vi invitiamo, ecco, a essere aperti a una riflessione comune e a farvi avanti con i vostri dubbi, i vostri commenti, perché la vostra partecipazione senz'altro arricchisce moltissimo questo incontro di oggi. E ora desidero passare, ecco, la parola alla mia collega Patrizia Morgante, che vi presenterà le relatrici. Grazie Claudia, e come vedete alla WISG siamo sempre in attività e cerchiamo di rispondere ai bisogni che le sorelle ci pongono. Come vi diceva Claudia, siamo presenti sia online che qui in sala e dopo che le nostre relatrici ci avranno aiutato a riflettere sul tema, apriremo un momento per le domande, per i commenti, sia per le sorelle e i fratelli che sono qui presenti, sia per le persone che ci seguono online. Quindi, come sempre noi facciamo, cominciamo con una preghiera. Prima vi presento, sì, perché insomma, no? Allora, penso che voi già le conosciate, sono due persone molto, molto famose in questo ambito, nel bene e nel male. Abbiamo Suora Annunziata Remossi delle Suore Oblate di Maria Vergine di Fatima. E Suora Annunziata è un capo ufficio del Dicastero per la Vita Consacrata. Lei si occupa proprio dell'ufficio del governo, che è del governo ordinario e dell'amministrazione dei beni degli istituti. Poi abbiamo Suor Simona Paolini, che ormai è una nostra fedele compagna per i webinar e per i laboratori che facciamo qui sul diritto canonico. Suor Simona è una francescana missionaria di Gesù Bambino, laureata in giurisprudenza e diritto canonico e specializzata in diritto canonico per la vita consacrata. È docente in diversi luoghi, in diverse università e in particolare collabora con il Dicastero per il master sulla magistero per la vita consacrata. Quindi le diamo un benvenuto a tutte e due loro, grazie per aver accettato il nostro invito per riflettere, come diceva Claudia, su questo tema che molte congregazioni si stanno affrontando, la gestione dei beni senza perdere di vista il carisma. Bene, cominciamo con una piccola preghiera per entrare un pochino in questo clima. Abbiamo scelto due piccole citazioni di Papa Francesco. Io le leggerò lentamente per consentire alle nostre traduttrici e traduttori di poter seguire e tradurre per tutti voi. Alla fine ci sono tre domande che io leggerò e che ognuna di voi rifletterà
per coloro che sono qui e per coloro che sono a casa. Non dovete dare una risposta, ma sono domande che vi aiutano a riflettere. Anche l'edificazione di una chiesa o la sua nuova destinazione non sono operazioni trattabili solo sotto il profilo tecnico o economico, ma vanno valutate secondo lo spirito della profezia. Attraverso di esse, infatti, passa la testimonianza della fede della Chiesa, che accoglie e valorizza la presenza del suo Signore nella storia. Occorre vigilare attentamente affinché i beni degli istituti siano amministrati con oculatezza e trasparenza, siano tutelati e preservati, coniugando la prioritaria dimensione carismatico-spirituale alla dimensione economica e all'efficienza, che ha un suo proprio humus nella tradizione amministrativa degli istituti, che non tollera sprechi ed è attenta al buon utilizzo delle risorse. Vi lasciamo un paio di minuti per riflettere a queste domande. Vi invitiamo a tenere queste domande un po', e perché in realtà è un po' quello sul quale lavoreremo con le nostre relatrici, con le nostre sorelle, che ci aiuteranno a capire un pochino meglio questo aspetto. Cominceremo con Suora Annunziata Remossi e con i criteri di discernimento in campo economico. Lasceremo a lei un tempo per parlare e poi ci prenderemo uno spazio per le domande e poi lasceremo la parola a Suor Simona. Durante l'elaborazione del documento Economia a servizio del carisma e della missione è stata fatta la scelta di offrire dei criteri di discernimento che potessero aiutare gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica a ripensare l'economia nella fedeltà al carisma. I criteri di discernimento sono il Vangelo, il carisma, la povertà, l'ecclesiasticità dei beni, la sostenibilità e la capacità di rendere conto. Il primo criterio, il Vangelo. Ogni vita consacrata pone il suo primato in Dio, nella sequela Christi,
Ogni consacrato e consacrata deve anzitutto seguire lui, casto, povero e obbediente. Affinché l'economia sia evangelica, le scelte economiche devono essere individuate all'interno di tre orizzonti. Un'economia dal volto umano, un'economia strumento dell'azione missionaria della Chiesa, un'economia evangelica di comunione e condivisione. Il primo orizzonte, un'economia dal volto umano. Un'economia dal volto umano considera la persona come il primo capitale da salvaguardare e valorizzare. Dice no alla dittatura di un'economia che non abbia uno scopo veramente umano e non cede alla tentazione di cercare l'efficienza tecnica e organizzativa delle risorse materiali e delle opere anziché l'efficacia dell'azione sul piano spirituale. Rifiuta anche all'interno degli istituti e delle società la mentalità funzionalista. Valorizza tutti i membri della comunità rendendoli costruttori e non solo fruitori della comunità. Sostiene soprattutto i membri più bisognosi e fragili, in particolare i fratelli e le sorelle anziane. Favorisce il dialogo tra gli anziani e i giovani. Un'economia che è strumento dell'azione missionaria della Chiesa. Un'economia strumento dell'azione missionaria della Chiesa si serve del denaro ma non permette che governi. Pertanto è consapevole che non tutte le tecniche di gestione corrispondono a principi evangelici e sono in accordo con l'insegnamento sociale della Chiesa. Che la redditività non può essere l'unico criterio per la gestione delle opere, ma è la fedeltà al carisma e alla missione a rappresentare il parametro fondamentale per la loro valutazione. Che i canoni della giustizia devono essere rispettati sin dall'inizio, mentre si svolge il processo economico e non già dopo o lateralmente. Che l'utilizzo degli strumenti secolari richiede molto realismo, soprattutto quando sono originati da una concezione culturale antitetica. Ogni strumento è infatti portatore della mentalità che lo ha generato e tende ad influenzare la mentalità di chi se ne serve. Terzo orizzonte, un'economia evangelica di comunione e condivisione. Un'economia che voglia essere autenticamente umana deve fare spazio al principio della gratuità come espressione di fraternità. La logica del dono rende la vita dei consacrati e delle consacrate esistenze profetiche capaci di creare fraternità, comunione e solidarietà con i più poveri e bisognosi. La logica evangelica del dono chiede di accompagnarsi ad un atteggiamento interiore di apertura alla realtà e di ascolto di Dio che in essa ci parla. È di fondamentale importanza instaurare dinamiche di comunione anche negli assetti organizzativi, in modo da favorire un maggiore equilibrio nelle decisioni, la loro coerenza con il carisma e consentire forme di controllo preventive e verifiche successive secondo le norme del diritto proprio. La gratuità si esprime anche nello stile delle relazioni e nella cura con cui si realizza ogni cosa. Il secondo criterio è il carisma. Il carisma è sempre una realtà viva, chiamata a svilupparsi nella fedeltà creativa. La fedeltà al carisma e quindi la coerenza delle scelte operative in un determinato contesto con le caratteristiche identitarie dell'istituto. È necessario rileggere la missione in funzione del carisma per verificare se le risposte operative corrispondono all'identità carismatica dell'istituto. Per fare questo, è necessario guardare il mondo con gli occhi di Dio, saper gettare lo sguardo oltre, vedere l'ampiezza del campo di Dio
ed evitare che le piccole cose, lo stretto giardino, diventino assolute e le grandi relative. Per ripensare l'economia nella fedeltà al carisma è necessario elaborare piani carismatici e conseguenti progetti. Dei piani carismatici e dei progetti che si scrivano all'interno del più grande progetto salvifico e non siano affidati a precari progetti umani, che si avvalgano del contributo di tutti all'interno di un cammino sinodale, che non si impongano sulla storia con visioni a priori fatte di idee e di concetti, ma come disegno che fa riferimento a persone, a tempi e a luoghi, che si inseriscano nella più ampia visione del cammino del popolo santo di Dio della storia e nel cammino ecclesiale. Possiamo dire che per gli orientamenti la progettualità e la progettazione possono essere viste come esercizio di responsabilità verso il futuro. Si tratta di un tema che intesse l'intero documento, perché non è in gioco la gestione e l'amministrazione dei beni, quanto piuttosto la missione. Il terzo criterio è la povertà. Un'austerità responsabile, una sana umiltà e una felice sobrietà favoriscono il distacco da una concezione proprietaria dei beni, esprimono un uso dei beni che sono loro propri e generano una speciale disponibilità ad ascoltare il grido dei poveri di sempre e dei nuovi poveri. Gesù ha vissuto una vita povera e nomade in cui ha rivelato una fiducia incondizionata al Padre. Questo si traduce per i consacrati e le consacrate nell'assunzione di stili di vita poveri, sobri, semplici, che mentre introducono nella completa libertà di Dio, testimoniano che con Gesù si possiedono beni migliori e più duraturi. La povertà di Gesù si è espressa anche nel rifiuto di utilizzare il prestigio, la potenza e il dominio. Scegliere la povertà significa decidersi per uno stile che non ostenta, che rinuncia al potere e al proprio tornaconto, che è innanzitutto fiducia e abbandono in Dio. La povertà di Gesù si è manifestata nella scelta dei poveri. Una chiesa povera per i poveri, ci ricorda Papa Francesco, incomincia con l'andare verso la carne di Cristo. È la scelta di seguire Cristo povero che porta alla scelta dei poveri. Essa si comprende solo all'interno della sequela di Cristo. L'uomo, in particolare i poveri, sono esattamente il cammino della Chiesa, perché è stato il cammino di Gesù Cristo. La vita consacrata abita le periferie e da sempre è collocata nelle frontiere. L'insegnamento di Papa Francesco insiste sulla necessità di essere solidali, perché qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in cui pretenda di stare tranquilla, senza occuparsi creativamente e cooperare con efficacia affinché i poveri vivano con dignità e per l'inclusione di tutti, correrà anche il rischio della dissoluzione. Agli istituti e alle società non solo è chiesto di riconoscere i poveri, ma di individuare modalità per essere accanto a loro e farsi loro prossimo. La vita consacrata deve essere attenta anche alle nuove forme di marginalità nelle periferie geografiche ed esistenziali, con gesti semplici ma profetici, con azioni nascoste che saranno capaci di sorprendere il mondo. Il quarto criterio è il rispetto della natura ecclesiastica dei beni. I beni degli istituti di vita consacrata e delle società sono beni ecclesiastici destinati al conseguimento dei fini propri della Chiesa. Nel loro uso, gli istituti sono quindi chiamati a salvaguardarne la natura e osservare la rispettiva disciplina canonica.
Il canone 1257 stabilisce che beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla sede apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici. Gli istituti, in quanto persone giuridiche pubbliche costituite dalla competente autorità ecclesiastica, realizzano a nome della Chiesa il proprio compito in vista del bene pubblico. Il diritto ai beni richiede il rispetto dei fini. Sono questi a fondare il diritto ai beni. Il canone 635, paragrafo 1, precisa che beni temporali degli istituti religiosi, in quanto beni ecclesiastici, sono retti dalle disposizioni del libro quinto, i beni temporali della Chiesa, a meno che non sia espressamente disposto altro. L'amministrazione dei beni temporali è retta inoltre dai canoni 634 e 640 per gli istituti religiosi, dal canone 718 per gli istituti secolari, dal canone 741 per le società di vita apostolica. Ogni istituto e società inoltre deve stabilire delle norme adatte circa l'uso e l'amministrazione dei beni. Gli orientamenti prevedono per gli istituti e le società che gestiscono opere rilevanti che la Superiora Generale con il suo consiglio possa adottare e offrire altre indicazioni operative nel quadro del piano carismatico e del direttorio economico. I beni, quando vengono alienati, eccetto il caso in cui passino ad altre persone giuridiche pubbliche, escono dal patrimonio ecclesiastico. Per tale ragione, la vendita deve costituire l'ultima soluzione dopo doverosi tentativi per evitarla. La sola necessità finanziaria può non essere sufficiente per giustificare l'alienazione qualora non siano state esplorate soluzioni alternative a tale decisione. Per rispettare la natura ecclesiastica dei beni è chiesto, soprattutto laddove si profila la possibilità di vendere o ci sono situazioni di particolare difficoltà, di individuare forme di collaborazione tra istituti, di imparare a fare rete, di realizzare forme di collaborazione per l'organizzazione e la gestione dei necessari servizi amministrativi e contabili, di sviluppare forme concrete di solidarietà responsabile anche mediante l'istituzione di fondi a beneficio degli istituti in condizioni di maggiori difficoltà, di valutare in via prioritaria, in caso di alienazione, specie ove le condizioni dell'istituto lo consentano, la possibilità di una cessione ad altri enti ecclesiastici, evitando in ogni caso alienazioni che pregiudichino il bene comune della Chiesa, di verificare la possibilità di trasformare l'opera stessa in modo che questa continui, seppure con altre modalità, come opera della Chiesa. Negli orientamenti, un discorso a parte merita il patrimonio stabile. Il patrimonio stabile deve essere composto dai beni immobili e mobili che garantiscano la sussistenza all'istituto, alle province, alle case legittimamente rette e assicurino la realizzazione della missione. Fanno parte del patrimonio stabile i beni facenti parte della dote fondazionale dell'ente, quelli pervenuti all'ente stesso, se l'autore della liberalità ha così stabilito, quelli destinati dallo stesso istituto. Il patrimonio stabile deve essere determinato attraverso la legittima assegnazione. L'entità dei beni va commisurata alla natura, ai fini e alle esigenze della stessa persona giuridica. Il diritto proprio dovrà stabilire, pertanto, se l'assegnazione dei beni al patrimonio stabile competa al capitolo generale o al superiore generale con il consenso del suo consiglio. Allo stesso modo, il diritto proprio riguarda i beni di una provincia o di una casa, dovrà stabilire se l'assegnazione è compito del capitolo provinciale o di altre assemblee simili, oppure del superiore provinciale con il consenso del suo consiglio.
e se deve essere confermata la superiore generale. Il quinto criterio è la sostenibilità. Le opere degli istituti non sono estranee al contesto sociale ed economico di inserimento. Un'opera è quindi sostenibile quanto mantiene un giusto equilibrio economico e valorizza in modo adeguato le risorse disponibili. Per valutare la sostenibilità delle opere, gli orientamenti richiedono l'adozione di una metodologia che consideri ogni aspetto e tutte le interrelazioni possibili, tenendo quindi unitariamente conto della dimensione carismatica, della dimensione relazionale, della dimensione economica, sia di ciascuna opera, sia dell'insieme dell'istituto. Circa la dimensione economica, è necessario definire attraverso il piano carismatico quali opere e attività proseguire, quali eliminare o modificare, su quali nuove frontiere iniziare percorsi di sviluppo e di testimonianza della missione rispondenti ai bisogni di oggi in piena fedeltà al carisma. Per quanto concerne la dimensione relazionale, le relazioni fraterne fondate sulla stima sincera e sulla fiducia sono una preziosa risorsa per la gestione. Non giovano alla gestione delle opere situazioni in cui esse sono affidate alla responsabilità dei singoli, senza prevedere per essi sistematici momenti di confronto e verifica e senza preoccuparsi della formazione di persone che possano subentrare e dare la giusta continuità all'opera. Per quanto riguarda la dimensione economica, se è evidente che l'equilibrio economico-finanziario delle attività degli istituti e delle società non può essere il criterio di cui tener conto per un discernimento sulla sostenibilità delle opere, è altrettanto chiaro che le situazioni di disequilibrio protratte per molto tempo rischiano di compromettere l'opera e dunque la finalità evangelica da essa perseguita. Gli orientamenti, pertanto, invitano a valutare la possibilità che opere di rilevanti dimensioni siano distinte dall'istituto o dalla società, fermo il diritto universale e proprio. Le soluzioni siano individuate in base alle circostanze specifiche, assicurino la fedeltà dell'opera al carisma dell'istituto e la conformità al regime applicabile ai rapporti tra Stato e Chiesa. Invitano inoltre a prendere decisioni senza dilazioni, così da evitare il consolidamento di andamenti economici negativi o addirittura l'inderogabile necessità di procedere alla chiusura dell'opera, soprattutto quando si tratti di opere evangelicamente significative, ma caratterizzate per il mutare del contesto e delle condizioni generali da un disequilibrio economico strutturale. A valutare per le opere in cui si evidenzia un disequilibrio economico, sovente fisiologico, il livello di compatibilità con le risorse disponibili o con quelle che a ciò si destina, prendendo con solerzia le decisioni necessarie. È necessario inoltre superare la mentalità che considera antitetiche la progettazione e la pianificazione delle attività e delle opere con l'apertura alla novità dello spirito e che ritiene antitetici il carisma e l'economia. Gestire secondo criteri di economicità non soffoca il carisma, ma permette di perseguire e realizzare obiettivi condivisi. Assicurare infatti continuità e vitalità al carisma implica non operare con superficialità e imperizia. Il sesto criterio è la capacità di rendere conto. Rendere conto è un'attitudine a condividere le scelte, gli atti e i risultati. La legittima autonomia degli istituti si accompagna quindi alla responsabilità nelle scelte di gestione e nelle modalità della loro attuazione,
rendendo conto secondo quanto stabilito nel diritto universale e proprio. Gli orientamenti affrontano il tema della responsabilità, della trasparenza e della salvaguardia della fiducia come principi inclusivi. Non si dà responsabilità senza trasparenza. La trasparenza ingenera la fiducia riscontra l'una e l'altra. Dalla responsabilità deriva un agire economico che non spreca risorse, che motiva con coerenza le proprie scelte di gestione, che vigila e controlla. La vigilanza e i controlli non vanno intesi come limitazioni dell'autonomia degli enti o come mancanza di fiducia, ma sono un servizio alla comunione e alla trasparenza e tutelano chi svolge compiti delicati di amministrazione. Il servizio di vigilanza è una garanzia di corretta utilizzazione dei beni nel rispetto delle sue finalità e nella valorizzazione delle responsabilità degli amministratori. La prassi di vigilanza, secondo le modalità determinate dal diritto universale proprio, risponde alle necessità del controllo da parte dei superiori, data la natura dei beni ecclesiastici e il loro carattere pubblico, vale a dire di mezzi a servizio delle finalità proprie della Chiesa. La trasparenza è la capacità di rendere conto, intesa come indicazione di obiettivi e specificazione delle modalità operative per il loro raggiungimento, e il rispetto della disciplina canonica e civile. È attitudine a relazionare sugli atti e sui risultati di gestione. Alla trasparenza ci si educa anche attraverso la formazione alla condivisione e alla comunione nelle scelte. Laddove manca la trasparenza non può esserci neppure la fiducia, ma essa è necessaria per l'efficacia della missione. Per garantire una gestione ordinata e la sostenibilità delle opere, gli orientamenti chiedono la necessaria tenuta di scritture contabili proporzionati alle dimensioni e alle caratteristiche organizzative dei singoli istituti. Il bilancio di esercizio, quale lo strumento idoneo a sviluppare scelte consapevoli. L'adozione di modalità contabili adeguate per consentire la comparazione e, se del caso, l'aggregazione dei dati per gli istituti diffusi in più paesi. Chiedono di consolidare la prassi di distinguere i bilanci delle opere da quelli delle comunità. La revisione contabile per i bilanci di opere di rilevanti dimensioni. La redazione di un bilancio sociale in presenza di opere con particolare valenza sociale. Il ricorso, con riferimento alle opere, all'adozione di adeguati strumenti di definizione degli obiettivi di medio e lungo periodo, la cosiddetta pianificazione strategica, di programmazione economico-finanziaria, i budget, e di verifica in itinere dei raggiungimenti degli obiettivi previsti, il controllo di gestione, individuando soggetti competenti e procedure di attuazione in misura proporzionata alle dimensioni e alle specificità delle attività. Da parte loro gli economi sono chiamati a presentare una rendicontazione periodica al Consiglio provinciale o generale sull'andamento amministrativo, gestionale e finanziario dell'istituto o della provincia o della singola opera, a documentare in maniera conforme ai requisiti legali della legislazione civile dei luoghi in cui opera le transazioni e i contratti, a richiedere le debite autorizzazioni ai competenti superiori per le diverse operazioni. Questi, diciamo, sono i sei criteri che gli orientamenti offrono perché un istituto possa fare delle scelte economiche in modo che l'economia diventi
e sia a servizio del carisma e della missione. Per cui all'interno poi degli orientamenti sono senz'altro offerte altre indicazioni che possono risultare utili per una gestione, gestione che sia come dire accurata e che risponda soprattutto alla responsabilità e alla trasparenza. Questo perché il legame tra il carisma, la missione e l'economia è un legame molto stretto. Spesso succede che le questioni economiche travolgono in qualche modo le finalità proprie del carisma e altre volte può succedere che le questioni economiche siano la spia di problematiche più ampie che si stanno vivendo all'interno di un istituto. Se ci fossero poi altre questioni da approfondire, vedremo poi con le domande. Grazie. Potete applaudire? Non è vietato, anzi. Grazie, sora Annunziata, grazie soprattutto per aiutarci a entrare in questa, a uscire da questa dicotomia che spesso abbiamo tra carisma e progettualità, tra passione, missione e poi fare i conti con delle sfide che oggi la vita religiosa femminile e maschile affronta, la diminuzione delle risorse, non solo economiche, eccetera. Quindi ti ringrazio per questo. Allo stesso tempo io credo che la difficoltà delle congregazioni sia proprio nel trasformare in realtà, in prassi, tutti questi principi, perché talvolta ci si trova in difficoltà anche all'interno dei propri consigli generali perché si hanno visioni differenti o perché talvolta non siamo in grado di trasformare in realtà questi principi. Ecco, quindi magari dopo ti chiediamo se ci puoi aiutare con qualche spunto un pochino più anche prassico, perché credo che tu ne vedi un po' di casi, senza... Bene, adesso ci prendiamo qualche minuto di silenzio per far riposare anche un attimo i nostri traduttori. Vi chiedo di preparare, se volete potete anche discutere nei tavoli, con molta libertà. Per le persone che ci seguono online si possono prendere un momento per riguardare le proprie appunti e vedere se ci sono delle domande che subito dopo possiamo chiedere a Suora Annunziata. Grazie.
desideri. Non posso bere l'acqua. Bene, riprendiamo, ma consultandomi con Suor Simona e Suor Annunziata, abbiamo pensato di posticipare le domande e i commenti dopo, perché probabilmente Suor Simona risponderà già ad alcune delle vostre perplessità. Dopo ci prenderemo un tempo appropriato per le domande e per i commenti, va bene? Quindi anche per le persone che ci seguono online, voi mettete, potete scrivere anche nella chat, perché ci sono le mie colleghe, Suor Floranza e Suor Teresa, che prendono, possono prendere le domande o i vostri commenti. Quindi se non lo volete dimenticare, le scrivete nella chat oppure sul vostro quaderno. Adesso lasciamo la parola a Suor Simona, che ci illustra, ci... È preoccupata. No. Buon pomeriggio. Sì, abbiamo pensato questa posticipazione delle domande soprattutto perché quando si parlava di possibili passi per trasformare questi bei principi, queste belle indicazioni, subito mi veniva in mente che di sicuro uno strumento, un grande facilitatore di questo passaggio da una comprensione più generale ad un'applicazione più concreta di questi principi di discernimento, certamente è la questione del diritto proprio. Quello che appunto in questa relazione è stato etichettato come la legge giusta. Una legge giusta per la dimensione economica nella vita religiosa. E più volte Suor Annunziata ci ha detto come questi criteri di discernimento, come queste indicazioni che vengono date, vogliono essere delle indicazioni suggerite da parte della congregazione per poter gestire in uno stile accurato, responsabile, trasparente, la questione economica alla luce certamente del carisma. E tra gli strumenti tecnici, proprio una realtà molto concreta, molto pratica, per compiere questo passaggio da una definizione più generale, più teorica, di orientamenti per una migliore e corretta gestione dell'economia a quella che poi è una prassi concreta, un'applicazione ordinaria,
Sicuramente tra gli strumenti più adatti, più idonei a compiere questo passaggio, certamente c'è il diritto proprio, la questione del diritto proprio, quella che appunto abbiamo pensato bene definire come una legge giusta. E appunto la sottolineatura di questo titolo, la legge giusta, vuole proprio indicare, sottolineare particolarmente la dimensione della giustezza. Come mai questa legge è giusta? Perché questa legge è la legge adatta? E non è la legge adatta perché è una legge corretta. Non è una legge giusta perché è una legge precisa. È piuttosto una legge giusta perché è la propria legge, appunto, quello che correttamente viene definito il diritto proprio. Canonicamente si direbbe il proprium, ciò che qualifica, ciò che definisce tipicamente una forma di vita. La legge è giusta perché è la legge idonea, adatta a quella forma di vita, nel caso nostro a quella vita religiosa, ancor più specifico a quell'istituto, a quella specifica famiglia religiosa. Per questo è il diritto proprio, non è un diritto generale, non è un diritto che generalmente potrebbe essere applicato in una qualunque condizione amministrativa ed economica, bensì è quel diritto adatto, quella legge adatta a quel soggetto. Per questo si chiama legge giusta, perché è diritto proprio e per questo è giusto. È il proprium, corrisponde a quella famiglia religiosa. Quindi la prima comprensione, la prima puntualizzazione fondamentale che dobbiamo fare rispetto a questa gestione economica è che serve una legge giusta, ed è giusta perché è propria. Allora la domanda precedente da farsi è: ma che cosa intende la Chiesa quando parla di diritto proprio? E come sapete noi siamo canoniste, quindi ci facciamo aiutare dallo strumento che meglio conosciamo, che è appunto il codice di diritto canonico. Altre persone avrebbero potuto spiegare da altri punti di vista, noi siamo canoniste e lo spieghiamo dal nostro punto di vista. E il codice di diritto canonico dà una definizione di diritto proprio in due canoni differenti, che sono il canone 587 e il canone 598. Sottolineo soltanto alcune parole di questi canoni che avrebbero bisogno di un webinar a parte per essere spiegati, perché sono molto, due canoni molto complessi. Prima di tutto è importante dire che ci troviamo tra le norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata. Quindi è una definizione che vale per qualunque nostro istituto. E come viene definito questo diritto proprio, che noi abbiamo chiamato la legge giusta? Come viene definito? Il canone 587, senza grandi giri di parole, subito inizia con questa espressione che è evidentissima e fondamentale: per custodire più fedelmente la vocazione e l'identità dei singoli istituti, il codice fondamentale o le costituzioni di ciascun istituto deve contenere ciò che è stabilito da osservarsi nel canone 578, che è il canone che definisce il patrimonium e che appunto regola le norme fondamentali riguardanti, concernenti il governo, la disciplina dei membri, la formazione, nonché l'oggetto proprio dei vincoli sacri. E quello che è molto interessante sarebbe vedere come
quando il codice dell'83 fa riferimento al governo degli istituti, in questa parte include i soggetti, che sono appunto i superiori maggiori con i consigli, ma include anche tutta la parte concernente l'amministrazione economica di un istituto. Mi sembrava interessante in questa seconda slide sottolineare come la centralità appunto è data al custodire, poi tradotto in queste differenti lingue, no? Dove ognuno esprime bene la finalità del diritto. Il diritto proprio, quello che noi abbiamo chiamato la legge giusta, è per difendere, è per custodire. Ma che cosa? Attenzione, la vocazione e l'identità. E ancor più attenzione perché come? Più fedelmente, con un'attenzione particolare. Quindi la legge propria è per vivere una maggiore fedeltà a ciò che siamo e per lo stato di vita, per la nostra vocazione e per la nostra identità, per quello che è definito il carisma, il patrimonio. C'è un altro canone che stabilisce con puntualità il significato, il valore della legge propria, è il canone 598, anche per questo altro webinar, perché è molto interessante come è costruito. È alla fine delle norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata, quindi il legislatore già ha definito con precisione, con puntualità, quello che è il fondamentale della vita consacrata. Alla fine, come in una sorta di grande ricapitolazione del tutto, dice: attenzione però, tutti i membri devono osservare integralmente e fedelmente i consigli evangelici. Ma questo non è sufficiente. La vita consacrata, la fedeltà che la Chiesa ci chiede alla nostra forma di vita consacrata, non è soltanto l'osservanza dei consigli evangelici, attenzione, ma anche il vivere il diritto proprio, la legge giusta. Per fare cosa? Per tendere alla perfezione del proprio stato. Quindi il diritto proprio è un 587, ci ha detto che custodisce fedelmente, il 598 ci dice che ci fa tendere fortemente. La legge giusta, in ultima analisi, come ultima parola, ci aiuta ad essere noi stesse, ad essere ciò che siamo. Diceva Giovanni Paolo II in Familiaris Consortio alle famiglie: famiglia sii te stessa. Il diritto proprio di fatto è questo, ci aiuta ad essere noi stessi. Oggi la Chiesa, in questi orientamenti, non so se si possa essere inquadrata così si vede gli orientamenti, in questi orientamenti che appunto sono stati prodotti dalla congregazione, no, mi hanno inquadrato, ok, in questi orientamenti che sono stati appunto prodotti dalla congregazione, ci chiede nuovamente, ancora con forza e con evidenza, di riporre al centro il diritto proprio per queste finalità, perché è uno strumento che ci aiuta ad essere fedeli, perché è uno strumento che ci aiuta a vivere la perfezione della nostra vocazione. Vorrei inoltre sottolineare una seconda parola, che è quella della dimensione economica nella vita religiosa. E ancora una volta lo faccio dallo strumento che meglio conosco, il codice. Potrei dire tante cose, mi fermo ad alcune dimensioni che sento particolarmente importanti in questo elenco un po' approssimativo che ora presento, in cui appunto ci troviamo a... il codice si trova a regolare la dimensione amministrativa, la dimensione economica nel governo di un istituto.
non so se si può vedere dalla slide, è sottolineato con forza, con un grassetto, come in ogni canone viene chiesto di gestire, amministrare, organizzare la dimensione economica come in una forma propria. La gestione dei beni deve favorire, tutelare, manifestare la povertà, quale? La povertà propria. Secondo canone, in ogni istituto ci deve essere un economo costituito secondo una legge propria. Il 638 dice che la questione dell'amministrazione nei suoi limiti e nelle sue modalità deve essere determinata secondo il diritto proprio. E ancora una volta, ogni singolo istituto è chiamato ad amministrare, a gestire i beni in carità e in povertà secondo una disponibilità che è propria. Ancora una volta propria. Cioè, che cosa voleva dire questo? Che cosa si vuole esprimere con questo? Che la dimensione economica, già l'ha sottolineato più volte Suora Annunziata, la dimensione economica è per noi di fatto una modalità molto concreta, molto attuale, molto ordinaria per vivere il nostro carisma. Il Papa Francesco, alla fine dell'anno dedicato alla vita consacrata, ci ha consegnato le tre parole della prossimità, della profezia e della speranza. Ma quello che è molto interessante è che quando poi ci parla concretamente di passi attuali, passi concreti per vivere la dimensione profetica, si riferisce per esempio alla gestione dei beni. Si riferisce alla gestione economica, ovvero la dimensione economica è una dimensione che è chiamata ad esprimere il nostro carisma, il nostro stato di vita. Diceva Suora Annunziata prima che la questione economica non è appunto una questione organizzativa, è una questione di missione, è una questione vocazionale per noi. E questo è molto interessante, lo si evince appunto in tutta la questione dell'amministrazione dei beni, dell'amministrazione concreta della nostra economia. Il documento, gli orientamenti economia a servizio del carisma e della missione hanno proprio questa finalità, la finalità di dirci con evidenza che la gestione economica deve essere vissuta in una maniera profondamente carismatica. Lo fa in tanti modi, ce l'ha già detto Suora Annunziata, a partire dalla figura che sicuramente è ricompresa dell'economo, la definizione del patrimonio stabile, la costituzione delle commissioni che gestiscono gli affari economici. Ma io vorrei soffermarmi, e questa è l'ultima, è la terza parola che vorrei dire, alla dimensione del diritto proprio. Presento brevemente la struttura di questi orientamenti, dove nell'ultimo capitolo, appunto, nelle indicazioni operative, dopo averci appunto spiegato che la gestione economica per noi è manifestazione, ripresentazione di Cristo povero, dove la dimensione carisma e missione sono due realtà che si richiamano reciprocamente, nella parte delle indicazioni operative, appunto, ricorre con insistenza alla definizione di un diritto proprio, di una legge giusta. Le nuove indicazioni, le nuove richieste che vengono sottoposte, che vengono ora presentate dagli orientamenti, devono chiaramente essere comprese e rilette
mette alla luce del sistema gerarchico normativo tra diritto universale e diritto proprio che già è interno al codice. Molto importante, sento questa sottolineatura, le indicazioni degli orientamenti non sono un'abrogazione della normativa canonica, quindi prima di tutto siamo chiamati all'osservanza di quello che è stabilito nel diritto canonico, per cui nel codice di diritto canonico, per cui la necessità della precisazione dei due canoni fatta precedentemente del 587 e del 598. Eppure questo sistema gerarchico introdotto dal codice, questo rimando al capitolo 5 del codice di diritto canonico, perché i beni di un istituto religioso sono beni ecclesiastici, tuttavia, fatta questa precisazione, mi sento di voler dire che appunto nella parte delle indicazioni operative del documento, nel paragrafo dedicato al governo dell'economia, qui ho messo di seguito i vari titoli, ora non è il caso di ripeterli, ricorre con frequenza il rimando ad un diritto specifico, un diritto proprio particolare, che viene declinato alla luce di questi tre testi normativi, ai quali io vorrei ora dedicare questa seconda parte del mio intervento, ovvero il piano carismatico, il regolamento amministrativo e il direttorio economico. Quindi, permettetemi di risottolineare di nuovo questa cosa, quindi in ambito di economia noi abbiamo la disposizione del codice di diritto canonico e quindi ci riferiamo a tutta la normativa presente nel codice in ambito di gestione economica dei beni in un istituto di vita consacrata. Poi tutto il libro quinto che si occupa dei beni ecclesiastici, quindi queste due norme di carattere universale, a queste due norme di carattere universale dobbiamo aggiungere il nostro diritto proprio fondamentale, ovvero le nostre costituzioni, la nostra regola, non so se qualcuno ha dei codici particolari, in più questi nuovi orientamenti ci chiedono l'elaborazione di questo ulteriore diritto proprio, che è appunto il piano carismatico, il regolamento amministrativo ed il direttorio economico. A questi ora dedichiamo il nostro ultimo intervento. Quindi, prima di tutto, il piano carismatico. Il piano carismatico di cui trovo fondamentale la elaborazione dell'autorità. Il piano carismatico non è una cosa che fa la madre generale da sola, con il superiore maggiore da solo, con il suo fedele collaboratore, perché il soggetto che elabora il piano carismatico è il capitolo generale. Capitolo generale che noi sappiamo per disposizione economica essere il soggetto ordinario chiamato a realizzare il processo di aggiornamento del carisma. Chi è il soggetto che realizza la accomodata renovatio, quello che vita consacrata con una bella espressione chiamerebbe la fedeltà creativa? Chi stabilisce la fedeltà creativa del nostro istituto? Lo stabilisce il capitolo generale. E credo che non sia per nulla casuale, ora mi anticipo, insomma, mi permetto di dare un'interpretazione della congregazione, quindi non sono un membro della congregazione, per cui non sto dando un'interpretazione autentica, però mi permetto di dire, penso che sia stato scelto questo soggetto
Proprio per dire che anche il piano carismatico è una forma di aggiornamento del carisma. Se il soggetto deputato all'aggiornamento del carisma è il capitolo generale e se il soggetto che può compiere il piano carismatico è il capitolo generale, io mi permetto di dire, però non è un'interpretazione autentica, io mi permetto di dire che evidentemente, secondo me, questo piano carismatico sta nel processo di aggiornamento del carisma. Sì, ok, ho detto giusto. Bene, quindi per me tutto questo è molto interessante. Questo è il soggetto deputato. E che cosa deve fare? Che cosa deve fare? Appunto, all'interno di un itinerario di comunione ecclesiale, attenzione questo. Non è un atto che compie la madre, il superiore maggiore, è all'interno di un processo di comunione ecclesiale che discerne la volontà di Dio e che cosa fa? Elabora una visione condivisa, un cammino sinodale in cui appunto si vuole aggiornare e rendere attuale in questo contesto storico il nostro carisma. Alla luce del carisma, nel piano carismatico si definisce un orizzonte ampio all'interno del quale poi porre atti legittimi in materia economica amministrativa. Questo è il piano carismatico. Ma gli orientamenti non si limitano al richiamo al piano carismatico. Ui, ho sbagliato. Infatti richiamano anche un regolamento amministrativo. E qui attenzione perché invece il regolamento amministrativo è affidato ad un superiore competente con il suo consiglio. Il regolamento amministrativo viene indicato come una possibilità, può adottare se opportuno. Laddove invece il piano carismatico non è una scelta, tantomeno il direttorio economico. E la finalità del regolamento amministrativo è quello di permettere una conduzione, io direi sempre più nella comunione, sempre più nella sinodalità, di quelle che sono le azioni economiche amministrative. Quindi, per esempio, nel regolamento amministrativo è opportuno determinare contenuti, modalità, tempi del processo di rendicontazione sull'operato economico. È interessante che gli orientamenti stabiliscono anche modalità particolari di questo regolamento amministrativo. Se il piano carismatico è, come dire, naturalmente conosciuto da tutti, perché è oggetto del capitolo generale, e il capitolo generale, come sappiamo bene, è un'espressione dell'istituto e quindi a tutto l'istituto deve essere rimandato. Il regolamento amministrativo invece è più un documento interno, potrebbe essere più gestito internamente. Eppure gli orientamenti della congregazione, senza remore, stabiliscono che deve essere conosciuto da tutti i membri dell'istituto. Quindi, mentre il primo ha una naturale conoscibilità, il secondo, il regolamento amministrativo, per scelta invece, per disposizione invece, deve essere conosciuto. Inoltre, deve essere revisionato e aggiornato periodicamente. Ultimo testo a cui fare riferimento è il direttorio economico. Il direttorio economico, ancora una volta, sottolineo, ma non devo più spiegarlo a questo punto, l'autorità, quindi ancora una volta il capitolo generale, quindi ci tengo a sottolinearlo. Il direttorio, spero di non essere irriverente, ma non lo fa l'economa,
Il direttorio lo fa il capitolo generale. Non è un atto inter nos, non è un qualcosa gestito da pochi. Il direttorio è ancora una volta uno strumento di aggiornamento e di attualizzazione del carisma, per cui il soggetto ordinario è il capitolo generale. Deputato a promuovere un'azione economica statica. Dice un testo che alla luce dell'esperienza maturata nel tempo deve agevolare un'azione conforme al carisma, alla sua missione e al modo di vivere il consiglio di povertà. Quindi conforme anche a quella limitazione e a quella dipendenza esigita dal voto che tutti abbiamo fatto di vivere il consiglio evangelico della povertà. Ecco, ok, mi sembrava importante sottolineare questi tre testi come una possibilità molto concreta per provare a vivere questa lettura invece profetica che il documento ci fa della amministrazione e della gestione dei beni. Mi sembra bello poter concludere con questo. A me sembra che questo testo, questi orientamenti, giustamente come è il suo genere letterario, è il genere di un orientamento, avanza delle proposte di indirizzi di gestione. Appunto, degli orientamenti. Il documento non mi sembra che abbia l'intenzione di stabilire con una cogenza giuridica la modalità di gestione economica, ma piuttosto stabilisce dei criteri che ci sono stati perfettamente presentati da Suora Annunziata come delle piste amministrative, delle modalità di azione, dei nuovi interventi operativi, alcuni appartenenti alla tradizione canonica, per esempio la fedeltà al carisma, per esempio la creatività nella missione, per esempio la fedeltà alla natura ecclesiale del bene, ma altri innovativi come la trasparenza, come la valorizzazione delle competenze più tecniche, alcuni sollecitati dal contesto storico in cui stiamo vivendo attualmente. Quindi io concluderei così. Questi orientamenti non ci stabiliscono con certezza giuridica una nuova normativa economica, ma con la certezza giuridica individuano i testi normativi come uno strumento concreto per poter vivere realmente, concretamente, un nuovo paradigma gestionale, una nuova gestione economica, che mi permetto di dire, alla luce della Laudato Si, alla luce di Querida Amazzonia, una economia ecologica, perché a promozione del bene comune, perché manifestazione profetica di una gestione dei beni che è a promozione di rapporti giusti e solidali, a vantaggio appunto di una casa comune che è appunto la casa di tutti. Sono fuori tempo, però vorrei finire con un augurio, e questo augurio lo copio dal Papa Francesco in questo messaggio Economy of Francesco per il prossimo incontro di marzo, che se Dio vuole verrà vissuto ad Assisi, appunto sulla economia,
un nuovo modo di vivere l'economia alla luce di Francesco. Permettetemelo, anche perché io sono francescana e quindi chiaramente lo sento come un invito che mi tocca particolarmente. E concludiamo ascoltando queste belle parole del Papa Francesco che rivolge a ciascuno di noi. Vi invito a praticare una economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda, per fare un patto, per cambiare l'attuale economia e dare un'anima all'economia di domani. Sì, occorre rianimare l'economia. E per dirla un po' inter nos, tra di noi come consacrate, sì, occorre proprio fare in modo che la nostra economia sia un'economia sempre più profetica, veramente a servizio del carisma e della missione. Grazie dell'attenzione. Grazie Suor Simona, perché riesci a mettere anima nelle leggi, e questo penso che sia veramente un dono, no? Recuperare questo senso profondo di una normativa che non è fine a se stessa, ma per recuperare anche la bellezza di quello che appartiene alla vita religiosa. Grazie veramente, grazie a tutte e due. E penso che adesso abbiamo parecchio materiale sul quale fare domande. Io vi chiedo la pazienza di altri 3-4 minuti in cui potete confrontarvi tra di voi. Per quelli che sono online e che ci seguono in gruppo, possono parlarne tra di loro o fare un momento di ascolto personale. Vi invito a scrivere le domande nella chat che possiamo leggere, che benissimo. O qui per le persone che sono qui, così facciamo riposare anche un pochino i nostri traduttori. Grazie.
Bene, riprendiamo perché abbiamo un'occasione preziosissima di avere Suona Annunziata e Suor Simone, quindi ne approfitteremo finché possiamo. Abbiamo già delle domande dall'online, io mi permetto di leggerne un paio nel frattempo che voi riflettete. Per chiedere la parola basta che alzate la mano, siamo poche insomma. E sì, potete accendere il microfono davanti e così potete parlare. Vi chiedo magari di dire la lingua e anche presentarvi, insomma, così facciamo un pochino di... Allora, la prima domanda dall'online è: il piano carismatico può essere inteso anche come il progetto dell'istituto? Allora, raccogliamo un pochino di domande, voi vi potete appuntare... Così poi dopo magari proviamo a fare una sintesi. Allora, se adesso... Allora, vediamo un'altra domanda dall'online. E sta in spagnolo. Penso che bisogna educare i membri degli istituti sull'importanza e sul valore che l'economia ha per la missione, soprattutto oggi. Più che domande sono commenti sull'importanza di render conto con trasparenza e ciò può generare della fiducia o genera fiducia. Diamo un po' la parola qui alla sala e poi riprendiamolo online. Prego. A Francie. Non ascoltiamo bene. Seguendo i due interventi, mi sono fatta la domanda seguente. C'è il Vangelo, la costituzione di una congregazione, la questione di diritto proprio e si tratta anche del diritto canonico. In teoria ho ben capito, ma in pratica vorrei capire tramite degli esempi concreti come prendere in considerazione queste tre o quattro referenze. Grazie. Altri apporti, altre domande? Prego. Io sono Suor Cecilia, sorelle terziarie cappuccine della Sacra Famiglia. La mia domanda riguarda il patrimonio stabile, no? Un concetto che dal documento, diciamo, previo agli orientamenti venne fuori, e mi ricordo ci furono anche degli incontri su questa realtà che chissà era un po' poco tenuta in considerazione nei nostri istituti. Qui dice che per quanto riguarda il patrimonio stabile, costituito, eccetera, dice... La tale assegnazione viene fatta dal capitolo generale o dal superiore generale con il consenso del suo consiglio e poi per allusione a livello di altre demarcazioni. Ecco, io volevo chiedere chi può stabilire questo? Immagino che sia il famoso diritto proprio e come si procede eventualmente. Nel frattempo, se avete altre domande, noi ne abbiamo altre in linea. Allora, in italiano, il piano economico deve essere dunque il risultato del capitolo generale, come avviene per le linee di orientamento? E il direttorio si può intendere come lo strumento per realizzare il piano economico? Può essere elaborato da una commissione?
può essere, no, il direttorio si può intendere come lo strumento per realizzare il piano economico? In español. Che tipi di orientamenti bisognerebbe includere nel piano carismatico? Nel piano carismatico, che tipo di orientamenti bisognerebbe includere nel piano carismatico? In inglese? Non è una domanda, ma più che altro un commento. Ho partecipato a 4 capitoli generali e parteciperò al prossimo, che si terrà l'anno prossimo. In questo momento della vita del nostro istituto abbiamo bisogno di concentrarci sugli elementi essenziali e non riesco a capire come potremmo o dovremmo dedicare del tempo a elaborare un piano economico carismatico e un manuale di procedure economiche. Se volessi fare una domanda, la mia domanda sarebbe: come possono alcune congregazioni religiose affrontare questo requisito degli orientamenti nei loro capitoli generali e quanto tempo e energie hanno dedicato alla questione? Qual è stato l'esito di questo processo inoltre? Possiamo fermarci e lasciare di nuovo la parola a voi. Prego. Allora, io una puntualizzazione sul piano carismatico. Può essere considerato un progetto? Sì, certamente è il progetto dell'istituto. E, cioè, potremmo, penso che è meglio... Potremmo dire che è la vision che l'istituto ha sul proprio futuro, no? È un po' come se fosse questa memoria del proprio carisma, questa fedeltà del proprio carisma, che però getta passi per un futuro. Quindi credo che dovrebbe avere questa doppia tensione, per questo è elaborato dal capitolo generale. Proprio perché è un modo di elaborazione del proprio carisma, è una comprensione attuale del proprio carisma. Certamente è legato al direttorio economico, sebbene dice è uno strumento per realizzarlo. Credo che il direttorio economico sia certamente uno strumento di applicazione del piano carismatico, ma credo che il piano carismatico sia molto di più, che ci sia un'eccedenza del piano carismatico rispetto al direttorio e credo anche che il direttorio possa includere, prevedere delle dimensioni che magari nel piano carismatico non ci sono. Cioè credo che ci sia un profondo legame fra questi tre testi, credo che siano tre fonti normative che tra loro si richiamano, che tra loro si giustificano e si necessitano reciprocamente, però ecco non le vedrei così assolutamente conseguenziali l'una all'altra, cioè secondo me c'è qualcosa anche di eccedente nel piano carismatico rispetto al direttorio, cioè il piano carismatico è molto di più, ecco, per questo anche è interessante che sono elaborati entrambi dal capitolo generale, proprio perché appunto dovrebbero tutte e due avere un po' lo stesso orientamento, la stessa finalità, però credo anche che come generi letterari dovrebbero essere profondamente differenti. Credo che il piano carismatico sia più anche un testo valoriale, un testo che esprima maggiormente questa dimensione di speranza. Il direttorio economico dovrebbe essere anche molto concreto, Cioè non è il regolamento, però dovrebbe essere anche molto concreto. Sappiamo tutti benissimo che purtroppo tante volte nella nostra gestione economica, nella gestione economica dei nostri istituti ci sono tanti problemi e quindi il direttore dovrebbe essere un po' un facilitator che dovrebbe un po' aiutare appunto ad applicare quei criteri a cui faceva
tante volte riferimento annunziata della trasparenza, della rendicontazione, di una valutazione, di un discernimento sulle nostre azioni che viene fatta in una maniera un po' più profonda. Io questo sul piano, sì. Sì, riguardo quello che diceva giustamente Suor Simone, il piano carismatico, diciamo che questa visione di futuro che l'Istituto ha, ogni capitolo si deve chiedere e deve interrogarsi sugli anni futuri. E qualche volta ci siamo accorti che negli istituti c'è quasi una paura del futuro, perché vedono ridursi i numeri, vedono ridursi le forze, quindi c'è quasi, come dire, una paura a dire quale sarà il nostro futuro. In realtà nel carisma c'è un futuro, il carisma è un seme che porta frutto lungo la storia, e quindi è compito di un capitolo elaborare questa visione che da un lato ridà unità, perché lo deve elaborare il capitolo generale, perché appunto è l'organismo che nell'istituto ha la suprema autorità, rappresenta l'intero istituto, quindi solo diciamo un capitolo lo può elaborare e ridà unità all'istituto, al carisma e specificità al carisma, perché il carisma è all'origine di qualsiasi provincia, di qualsiasi circoscrizione, di qualsiasi realtà. E questo è molto importante, che poi le varie realtà si raccordino a questa visione, che appunto a questo piano che il carisma, il capitolo ha elaborato. Quello che è importante, questa diciamo sottolineatura molto forte che gli orientamenti fanno del piano carismatico, come anche se voi leggete gli orientamenti sui progetti, sulla progettualità, risponde ad una esigenza, nel senso che ci siamo accorti, durante appunto quando esaminiamo le pratiche, che le decisioni non possono essere prese se non dentro una visione, diciamo, d'istituto, se non dentro una visione di ciò che l'istituto appunto ritiene, diciamo, discerne che cosa appunto il Signore chiede, e quindi poi all'interno di questa visione è possibile valutare se un'opera bisogna tenerla, se bisogna cambiarla, se bisogna vendere qualcosa. Bisogna, diciamo, che queste questioni vengano affrontate in maniera più ampia e non semplicemente, diciamo, come dire, restringendo il discorso alla necessità immediata. Inoltre, elaborare il futuro, pensare diciamo al futuro, ci dovrebbe anche aiutare ad uscire da quella che noi vediamo in dicastero come una delle ragioni per cui poi a volte si fanno magari delle scelte non corrette, che è la logica della emergenza. Molte volte gli istituti rincorrono i problemi. Molte volte si ritrovano con delle difficoltà e bisogna immediatamente risolverle. In realtà, magari alcune di queste difficoltà, con lungimiranza, potevano già essere intraviste prima, e magari alcune soluzioni pensate prima oggi avrebbero trovato una soluzione diversa. Si pensi, per esempio, a quello che io prima dicevo sul fatto che un'opera che è in disequilibrio economico per troppo tempo non va avanti. Quando allora ci si trova davanti a queste situazioni, da un lato è vero che il fatto che un'opera sia in perdita non può, come dire, diventare il criterio per decidere se continuare o meno l'opera. Il criterio deve essere appunto la fecondità evangelica di quell'opera. Dall'altra, proprio perché quell'opera è evangelicamente feconda, bisogna cercare di capire il più possibile le cause delle perdite e trovare delle soluzioni che consentano e che non permettano che il disequilibrio economico travolga poi l'opera e travolga quindi anche questa espressione importante della missione. Tutto questo però lo si può fare non in maniera improvvisata, tutto questo richiede che ci sia un processo di discernimento, che un capitolo elabori una visione rispetto alla quale poi decide, diciamo, fa le proprie scelte economiche.
senza, diciamo, questa visione le scelte economiche non risulterebbero, come dire, corrette, insomma. Sì, questo chiede appunto una formazione, no? C'era prima una domanda sulla formazione. Sì, alla questione economica dobbiamo formarci, meglio dobbiamo educarci, sia questo documento che le altre linee sempre elaborate dalla congregazione più volte sottolineano questo, come l'esigenza, per esempio, che anche nella formazione anche iniziale ci sia già una educazione, no? Una educazione. Cioè, la formazione in ambito economico si manifesta anche come in una educazione al modo nuovo di stare in relazione con i beni, con la questione, con le questioni più tecniche, più amministrative. Cioè, per il fatto, ora scusatemi questa cosa un po', forse un po' non troppo canonica, però è molto opportuna. Cioè, proprio perché abbiamo scelto di vivere una vita consacrata, abbiamo scelto di vivere una forma redenta del nostro modo di stare in relazione con i beni. E però questa modalità redenta non può essere limitata soltanto ad una riflessione spirituale o ad una riflessione teologica, di tipo spirituale, cioè ha bisogno anche di assumere una forma. E questo, a questo dobbiamo educarci, anche perché noi veniamo da un contesto culturale e siamo in un contesto culturale che invece non ci educa ad una gestione redenta. Quando appunto nell'ultima slide che leggevo prima il Papa ci chiede una gestione nuova, un modo nuovo di fare l'economia, no? Io lo chiamavo un modo ecologico, appunto alla luce anche degli ultimi documenti del Santo Padre rispetto a questo, cioè noi dobbiamo formarci. Per cui dobbiamo investire anche, per esempio, nei nostri capitoli generali. È vero che ci sono delle urgenze, è vero che ci sono tante cose importanti da risolvere, ma c'è anche questa, anche questo. Cioè è difficile che nei nostri capitoli generali ci sia un momento dedicato ad una educazione nuova, ad uno stile nuovo di stare in relazione con i beni, mentre abbiamo bisogno di fare questo. E questi orientamenti si presentano proprio come delle guideline, cioè sono delle linee guida, sono queste le linee guida. Appunto io concludevo dicendo, non è un testo obbligatorio questo, eppure, essendo un orientamento, è un testo che dà delle chiare linee guida e queste linee guida vanno ascoltate, vanno assecondate, ecco. Diciamo che il Dicastero è convinto che l'osservanza, diciamo, di questi orientamenti, che non sono giustamente come ricordava Suor Simona, e questi orientamenti ci possa non solo aiutare i nostri istituti ad organizzare diciamo la propria economia eccetera, ma che ci renda anche profetici. Per questo si è voluto un discorso più ampio, che non fosse, io all'inizio dicevo, ho iniziato dicendo, il Dicastero non ha solo voluto dare delle indicazioni operative, ma ha premesso a queste indicazioni operative tre capitoli sulla memoria vivente di Cristo, povero sulla vita consacrata, che segno escatologico, per dire quello che poco fa diceva Suor Simona, che noi abbiamo un modo redento di gestire beni. E questo deve vedersi, deve essere, come dire, per le nostre scelte devono dare, noi non abbiamo solo una questione di sostenibilità economica delle nostre opere, di quello che facciamo. Noi abbiamo anche, diciamo, c'è anche in gioco la significatività evangelica di quello che facciamo. Non c'è solo l'efficienza, c'è soprattutto l'efficacia evangelica. E quindi la nostra economia deve lasciar trasparire tutto questo. Per questo ha un'importanza decisiva la capacità di rendere conto. La capacità di rendere conto esprime innanzitutto la consapevolezza che stiamo parlando di beni di cui nessuno di noi è proprietario,
dei beni che appartengono agli istituti, ma che però appartengono ancora di più alla missione di tutta la Chiesa, e che quindi nessuno può gestire in maniera, come dire, personale e propria. È necessario invece che vengano gestiti nella responsabilità, sapendo quindi i motivi per cui si fanno certe scelte e non altre, nella responsabilità sul modo appunto di, sulle scelte di gestione che poi si fanno su questi beni, e soprattutto nella trasparenza, nella capacità, cioè di rendere conto. Per questo la necessità dei bilanci preventivi, consuntivi, budget, pianificazioni, eccetera. Tutto quello che può aiutare a vivere l'economia non come qualcosa di personale o qualcosa di tecnico, ma qualcosa attraverso cui passa poi di fatto anche le scelte carismatiche che un istituto fa. E quindi, diciamo, la necessità che ci si educhi sono cose, diciamo, sono realtà a cui ci dobbiamo educare, anche perché è una cosa che ricordavano già le linee orientative e ricordano anche gli orientamenti, e la credibilità evangelica passa anche attraverso la gestione dei beni. Per cui dobbiamo, come dire, gestire bene in modo che sia assolutamente visibile e percepibile, diciamo, il messaggio evangelico. Quindi questo ci chiede trasparenza, ci chiede responsabilità, e siamo convinti che la trasparenza e la responsabilità genera fiducia. E dove c'è fiducia ci sarà sicuramente responsabilità e trasparenza. Sono tre principi, gli orientamenti dicono, inclusivi. E quindi è necessario che siano presenti e ci siano. E ci domandavamo di come gestire questo sistema gerarchico tra Vangelo, codice, diritto proprio. Cioè, in realtà non dovrebbe esserci un'alterità tra questi testi, perché chiaramente la suprema legge, il supremo compimento della legge è l'amore, e il Vangelo è una parola di amore, quindi in realtà non c'è contrapposizione tra queste realtà, sono piuttosto delle realtà che si richiamano, si inglobano. Cioè, il Vangelo è diventato, sin dall'inizio della Chiesa, è diventato un canon, una norma, un modo di vivere e concretamente la buona notizia del Vangelo, attraverso anche delle norme comportamentali, un modo di pregare, un modo di gestire le relazioni tra di noi, no? Quindi in realtà non c'è una contrapposizione tra queste realtà, anche perché sia il codice che il diritto proprio sono tutti sottoposti ad una istituzione canonica molto importante, che è la istituzione dell'approvazione, che appunto è un giudizio nel merito, dove la Chiesa entra nel merito e dice: questa cosa è approvata, ed è approvata perché è conforme alla buona notizia del Vangelo, al depositum fidei et morum che il Vangelo ha consegnato alla sua Chiesa. Quindi non c'è mai contrapposizione tra queste fonti, c'è piuttosto una applicazione, un'attenzione a magari a un contesto differente, a una situazione differente, ma non sono tre fonti che si contrappongono. Cioè, possiamo anche fare la gerarchia, chiaramente la suprema lex è la salus animarum, la suprema lex è il Vangelo, no? Però in realtà non c'è una contrapposizione, cioè le nostre costituzioni sono gravide del Vangelo, le nostre costituzioni hanno il gusto del Vangelo, altrimenti sono inventate. Ce le siamo inventate, ma qualora, attenzione, qualora ce le fossimo inventate, la congregazione non ce l'avrebbe approvate. Quindi in realtà il fatto che noi abbiamo ricevuto un'approvazione rispetto al nostro diritto è una garanzia che quel diritto è conforme alla buona notizia del Vangelo. Quindi non c'è mai contrapposizione fra questi tre testi. C'è la fatica di mettersi lì a leggerli, a lasciarli dialogare tra di loro. La salvezza viene dalla
la salvezza viene da Gesù Cristo, chiaramente. La salvezza viene dalla sua parola, dal suo Vangelo, la salvezza viene dalla grazia dei sacramenti, la salvezza non viene dal diritto canonico. È chiaro, sono un canonista, ma lo dico senza nessun problema. Tuttavia, il diritto canonico è un semplice strumento di applicazione per poter vivere la salvezza che il Signore ci ha donato a tutti. E per quanto riguarda la questione del patrimonio stabile, è un argomento che è ritornato in questi ultimi anni già nelle linee orientative, e diciamo che gli orientamenti hanno, rispetto al patrimonio stabile, hanno cercato innanzitutto di riportare il patrimonio stabile così come è previsto dal codice, nel senso che negli ultimi anni poiché si è parlato del patrimonio stabile a seguito anche di alcune situazioni di crisi che gli istituti avevano vissuto, e diciamo l'interpretazione era quella del patrimonio stabile che servisse per, come dire, nel caso dovesse succedere qualcosa mi garantisco. In realtà il patrimonio stabile è presente nel codice, ma non in questo senso, è presente appunto come quei beni che devono sì garantire la vita e la missione di un istituto, ma non perché questo istituto necessariamente debba andare incontro a delle situazioni di crisi. Diciamo che anche il patrimonio stabile partecipa alla missione di un istituto, deve essere a servizio appunto del carisma e della missione. Chi deve stabilirlo? Gli orientamenti lasciano che siano gli istituti a decidere se debba essere il capitolo o se debba essere invece il consiglio generale. Questo perché, scusate, il superiore con il consiglio generale. Questo perché la varietà degli istituti è grandissima. Quando si fanno, diciamo, quando si elaborano documenti di questo tipo, si ha veramente la visione della universalità della vita consacrata, con istituti diversi per dimensioni, diversi per estensione, diversi per carisma. Quindi si capisce la necessità di un diritto proprio che, come diceva Suor Simone, la legge è giusta perché è l'abito che si adatta a me. Nessun altro ti può fare quell'abito, devi elaborarlo tu e devi sapere tu rispetto, diciamo, alla tua fisionomia, alla tua altezza, alla tua statura, qual è, diciamo, la taglia per te, se posso esprimermi in questo modo, sempre naturalmente all'interno delle costituzioni e queste all'interno del Vangelo, sempre all'interno di questa gerarchia di fonti normative, però ciascuno poi è chiamato. Per questo si dice dall'inizio bisogna elaborare un direttorio proprio, e spesso, diciamo, ritorna questo: dovete stabilire voi, perché ogni istituto, diciamo, conoscendo il proprio dono, conoscendo la propria missione, è in grado di dire. Per cui questa scelta, diciamo, è lasciata, come tante altre, lasciata al diritto proprio. Quello che fanno gli orientamenti, appunto, è offrire il criterio. Poi ciascuno, diciamo, elabora il proprio diritto, che deve poi di fatto aiutarlo a realizzare la propria missione. E se il direttorio può essere elaborato da una commissione, non so se... di solito negli istituti, diciamo, i testi iniziano sempre in piccole commissioni. Quello che però è necessario è che il direttorio poi sia, diciamo, condiviso e poi sia approvato dal capitolo, quando parliamo appunto del direttorio economico, che è diverso dal regolamento di cui prima si diceva. Il direttorio economico, o chiamiamolo anche, non so, direttorio amministrativo, poi ci sono vari nomi. Questo dovrà essere approvato proprio perché contiene le norme di diritto proprio riguardo all'economia, deve essere approvato dal capitolo.
e quello che abbiamo visto, la nostra esperienza in questi anni. Intanto è importante che questi testi emergano appunto dall'istituto. Poi ci sarà la collaborazione, come dire, di canonisti, di tecnici che aiuteranno, come dire, a elaborare un testo che sia fatto anche bene, insomma. Però è importante che il lavoro nasca dall'istituto, perché nessuno conosce il proprio carisma come chi lo ha ricevuto in dono. È evidente che alcune cose non possono far così come un piano carismatico. È chiaro che lo deve elaborare chi ha il carisma, non può farlo, non possono farlo altri al posto di chi riceve il dono. Chi poi lavori in queste commissioni, è importante che poi sia disponibile, questo sì, ad offrire una specie di testo martire, nel senso che poi dovrà essere disponibile a cambiare, a modificare, eccetera. È una delle cose che, se leggete gli orientamenti, si richiede di più, e anche per l'economa, la qualità che si richiede, oltre ad una certa professionalità, è che abbia capacità di collaborare. Perché in un cammino sinodale, in un cammino in cui vogliamo, diciamo, lavorare insieme, la qualità, diciamo, importante è quella che si sia aperti e disponibili ad una condivisione, alla collaborazione. Non so se Suor Simone, dobbiamo chiudere. Non so se abbiamo risposto. No, siamo consapevoli che non potevamo rispondere, anzi io ho anche altre domande che abbiamo nella chat, forse voi avete anche altre domande che non abbiamo avuto il tempo di esprimere, però dobbiamo muoverci verso la chiusura per rispetto dei tempi, del lavoro delle persone. Vorrei chiedervi un applauso per i nostri traduttori e traduttrici. Daniela, Pascal e Giuseppe, perché senza di loro noi non potremmo assolutamente fare nulla. Bene, grazie tantissime anche a Suor Simona e a Suor Annunziata per aver condiviso la vostra esperienza e la vostra passione. Grazie di cuore. Penso che sono rimaste talmente tante domande che vi dobbiamo invitare di nuovo. Che ne dite? Questo è un tema che prende sempre molto, no? Bene, come sapete noi registriamo questi incontri e li mettiamo a disposizione di tutti, di tutte, quindi poi voi li potete girare alle vostre comunità. Questo incontro sarà disponibile in 4 lingue, quindi lo troverete sul nostro canale YouTube, o altrimenti mi scrivete e ve lo mando. A chi si è registrato lo riceverà. Vi chiedo anche di mandarci alcuni suggerimenti di temi che volete che in questo ambito del diritto canonico vogliamo affrontare, perché magari noi non abbiamo il polso, no, della situazione, quindi scriveteci con molta libertà e se noi possiamo rispondere a questi vostri bisogni lo facciamo con piacere, soprattutto in questo ambito del diritto canonico che, ricordo, per la WISG è finanziato dalla fondazione Conrad Hilton Foundation. Per noi è fondamentale perché ci consente di fare tanta formazione. E vi chiedo di seguirci nel nostro sito, eccetera, perché a marzo, come sfida al coronavirus, noi abbiamo un sacco di eventi online, vediamo, ma insomma ne abbiamo veramente tanti sulle donne, sul dialogo in preparazione a questi due grandi eventi che Papa Francesco ci fa su due temi fondamentali, l'economia e l'educazione. Quindi vi forniremo strumenti, incontri per capire, per andare in profondità e per parlarne tra di voi. Ultimo ma non ultimo, non so chi è stato con noi venerdì, ma noi abbiamo presentato questo bellissimo documentario in inglese, in italiano e in spagnolo. Wells of Hope, sorgenti di speranza. È il primo progetto in assoluto, il primo progetto interreligioso di donne contro la tratta nel bacino del Mediterraneo. Lo dico con entusiasmo perché ne siamo veramente orgogliose, perché noi donne non solo parliamo, noi anche facciamo, Andrés, vero? Ecco. Quindi noi rispondiamo, le religiose rispondono
religiose non rispondono con parole di speranza per aiutare le donne che in quei paesi, in particolare Giordania, Siria e Libano, cadono nella trappola della tratta di persone per vari motivi, non solo sessuali. Qui c'è la mia bellissima collega Marilde che vi permette, vi consente, ha delle copie di questo video che, come vedete qui, si può anche scaricare online con una piccola donazione. Tutti i proventi andranno per i progetti di Talitha-Kum in Africa e in Asia. Ma è possibile acquistarlo, prenderlo, insomma, qui da noi con una piccola donazione. E Marilde è qui alla fine del, appena uscite, che vi può aiutare e darvi altre informazioni. Va bene? Chiudiamo? Grazie ancora alle nostre speakers e a voi per la partecipazione. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito pazientemente online. Grazie.